Eccoci qua dopo questo spalpisa. Beh, il morale sotto i tacchi. Parola libera ad Agnelli. Il morale sotto i tacchi. Fortuna che la missa e Vittoria hanno dei bei tacchi per rimanere in tema. L'ha detto questo, una spacca non mi è piaciuta. Come al solito, abbiamo una media retrocessione inevitabile ormai. Io spero che a gennaio arrivi qualcuno di pesante. Il mister continua a non convincermi. Mi dispiace anche per il pubblico che il giorno di Santo Stefano va a vedere uno spettacolo così. Un girone d'andata, voto mio totale 4.5. Sono molto deluso. Voto 4 e mezzo da questa SPAL. Non trovo niente di positivo se non qualche risultato che abbia fatto col Cagliari e il Venezia. A inizio campionato, poi poca roba, serve altro per salvarsi. Io credo che se non cambierà un po' l'andazzo andremo giù. Mi scoccia dirlo, spero di no. Perché se... così proprio deciso. No, perché la C è una buca, se quando vai in C sei in una buca, ok? Se invece a gennaio prendi 3 o 4 giocatori pronti, non giocatori che sono fermi da 8 mesi, puoi farcela. È ovvio che il calendario sarà terribile perché vai a Reggio Calabria, poi a Ascoli, non sarà facile. Okay. Buon Natale a tutti. Abbiamo anche Virginia. Video di fine partita su YouTube, com'è stata l'esperienza? È stata una bella esperienza, mi è piaciuta, comunque ho parlato, ho avuto modo anche di esprimere le mie idee, e quindi è stata una bella esperienza. Poi diciamo un po' comica, sì, che un po' c'è da ridere. Quindi beh, se c'è da ridere vuol dire che non c'è da piangere, quindi... A parte per il risultato della SPAL, però almeno siete stati simpatici. Grazie mille. Allora, abbiamo Rizzati che è stato molto bersagliato durante la diretta dai telespettatori, quindi è anche un motivo per portare avanti la propria bandiera. Gli va dato merito che è stato coerente. Esatto. Ma no, ma non è un discorso di bandiera o meno, che abbiamo cambiato 8 allenatori negli ultimi 2-3 anni e i risultati sono sempre questi, ecco, la realtà è questa. Purtroppo la situazione è questa, è delicata, e il problema è che se non siamo difensivisti con questa SPAL prendiamo 3 gol a partita attualmente. È sempre il numero uno. Cioè, non vorrei dire, ma... Mentre stiamo registrando questa cosa, c'è il regista Farinelli che sta dispensando cioccolato a tutti i vari presenti. Quella era per la puntata buonissima, tra l'altro. Non si può fare la pubblicità, ma è cioccolata e non ecco. È... Vabbè, devi far vedere anche questo. Che cosa deve far vedere? Ok, solo che è cioccolata di livello alto. Va bene, 70%. E c'è anche un 80 lì dietro di Vittoria. Cosa ti bisogna dire, Max? Abbiamo sofferto, è un risultato che non lo volevamo, siamo posizionati in classifica male, quindi speriamo un 2023 decisamente migliore su tutto. Ecco qua che già migliora con Vittoria. Con la mia cioccolata, la 80%. Che adesso la vediamo di meno perché è sempre a Milano. Purtroppo ci porta le chicche di ventola. Esatto. Vabbè, comunque Vittoria, è stato un piacere averti in studio. Anche come per me sempre. Sono sempre contenta. A freddo però la ragazza, adesso andiamo di là che andiamo a prenderci un caffè che ci scaldiamo. Tornare a vedere questa partita, già riesco a vedere poca SPAL col fatto di Milano. A me l'hai visto Agnelli? Esatto. Scusa. Già vedo poca SPAL perché sono sempre a lezione quando gioca e quando torno ho queste sorprese non tanto belle. Ragazzi, speriamo prima o poi una bella partita. Qua è abituata a Tele Lombardia sta qua oramai, altro sì, che Tele Stense. No. Tele Lombardia, top calcio e così via. Tele Stense sempre nel mio cuore. Sempre oh. No, quello lo dicono quelli che stanno per andarsene. Non è esatto. Questa la teniamo registrata. Dai, Martina, quindi l'appuntamento è al 2023. 14 di gennaio. Sai che non mi ricordo più cosa si gioca? 14. Alle 14. Guarda, sa tutto. Il 14 alle 14. 2023. Bisogna abituarsi. Io adesso dirò per 3 mesi 2022 ancora. Perché mi ci vuole sempre per carburare. Almeno 6 mesi servono. Va bene. Alla prossima. Saluti. Ciao.